La sala di Mundus si trova in cima al nucleo. Lì ti riunirai con Virgil. Stai attento. Le armi dei dannati sono state incaricate. Non farti intrappolare. Qualsiasi cosa accada. Buona fortuna, Dante. D'ora in qua sei solo. E siamo arrivati alla bellezza del 13° episodio. All'interno del nucleo della torre di Mundus dovremo oltrepassare queste lande desolate dei dannati senza subire danni da parte di queste fiamme che vorticosamente e repentinamente inondano e quindi si ergono come un vulcano in eruzione all'interno di questa sala sospesa nel nulla. Molto importante sarà che cosa? Riuscire a evitare queste fiamme per ottenere il trofeo relativo al completamento di questa missione. Le orde qui saranno un pochettino più impegnative, però ripeto, difficoltà Nephilim, queste orde sono sempre contenute rispetto alle difficoltà avanzate come in Dante Must Die, Paradiso Inferno o Figlio di Sparda. In Figlio di Sparda le orde saranno molto più coriacee e molto più variegate. Purtroppo, peccato per noi, non siamo riusciti a completare l'obiettivo di missione perché praticamente l'ultima fiammata, poco prima che toccassimo terra, ci ha sfiorato, bruciacchiato lo stivale e quindi di conseguenza il trofeo non è stato ottenuto. Non possono mancare certo i persecutori, le streghe e i tornisogni. Però, diciamo, tutto sommato gli spazi sono abbastanza buoni, abbastanza larghi, possiamo giostrare le varie ondate ed eliminarli. Il corrisogno ovviamente anche in questi casi sarà accompagnato dalle streghe, quindi per diciamo complicare la situazione. Ma diciamo che non è nulla di particolarmente impegnativo. Bisognerà allontanare la strega e poi sfogarci con il corrisogno, oppure fare un pochettino l'uno un po' l'altro, poi si vede un pochettino, diciamo, si vede come si vuole approcciare il combattimento. La strega romperà le palle sempre a distanze lunghe, ti tirerà la spada, si proteggerà con lo scudo, ma diciamo che riusciremo a cavarcela abbastanza bene. E qui il ciccino dovrebbe morire per tra poco. Lui sempre si teletrasporta cercando sempre di colpire. Questa è stata una bella mossa, utilizzare l'Erix per colpirlo, ah peccato, per colpirlo alle spalle con un pugno potenziato. Poi abbiamo spezzato la difesa, però lui allo stesso tempo riesce, oh ok, fatto fuori, riesce a difendersi come un leone fino alla fine. Qua siamo giunti praticamente alla fine del corridoio infuocato, ancora lo stivale non è stato bruciacchiato, non è stato sbrilluccicato come bruciacchiato, comunque non ci siamo bruciati con le fiamme. Oh, e qua praticamente ci bruceremo, perché basta il tempismo che non sia perfetto, infatti questo non lo è, e praticamente subiremo per poco, avete visto, poco per poco abbiamo subito il danno, perché qua praticamente siamo alla fine, e raggiungiamo il nucleo dei server all'interno della porta infernale. Ce l'hai fatta? Siamo una squadra. Io sono più forte. Io più intelligente. Io più bello. Mundus è dietro quella porta. Facciamolo aspettare. Comunque io ce l'ho più grosso. Che succede? Sanno che stiamo arrivando. Proprio come aveva previsto Kat. Allora, cosa dobbiamo fare qui? Avvia il generatore di backup nel limbo per sovraccaricare il sistema, così posso fare un MITM sugli algoritmi di cifratura. Ah, ecco. Ma, puoi ripetere la prima parte? Allora, devi avviare i generatori,
Sono quattro? Sì, è giusto. Uno in ogni tunnel. Mettiamoci al lavoro. Ok. Una volta all'interno del nucleo dovremo riattivare tutti i generatori per poi ricollegarli tutti e quattro, sincronizzarli e garantirci l'accesso all'interno della sala di Mundus. Ovviamente, grazie solamente con l'aiuto di Vergil potremo fare questo lavoro, perché lui praticamente è l'esperto in informatica, come ci ha appena sottolineato. Quindi siamo una via di distrazione dalle sue, come si dice, dalle sue manie di potere, ecco, perché sappiamo che Vergil è l'unico tra i due ad avere più di queste tendenze. Comunque, grazie al suo aiuto potremo riattivare i generatori, sincronizzarli, ricollegarli l'un con l'altro e garantirci così il passaggio verso le ultime sessioni di gioco. Ovviamente li attiveremo, non li vedremo tutti perché comunque l'area è abbastanza piccola, ma vedremo semplicemente il modo in cui si attiva e l'ultimo generatore. Dal primo passiamo direttamente all'ultimo, perché la cosa non sarà particolarmente difficile. Compariranno sempre queste mini ondate a disturbarci una volta che abbiamo attivato il generatore, e un'altra ondata quando passeremo dalla stanza principale. Qua le furie diventano sempre più furie, cioè diventano sempre più rompine, sempre più rompiscatole, perché praticamente non ti lasciano tregua questi gattoni. Poi, specialmente quando si incavolano, non c'è modo per poterle. È una cosa che forse non ho acquistato tra i potenziamenti, sono le stivate angeliche e la stivata demoniaca. La stivata angelica garantisce come si dice, dei premi di invincibilità maggiori e poi un maggiore spazio di evasione. Forse non l'ho fatta. Comunque poi andrò a vedere nella schermata dei potenziamenti, e diciamo che io finirò la serie senza aver fatto questo tipo di potenziamento. Ecco, già ve lo anticipo, perché non l'ho acquistato. Non l'ho acquistato tra la lista delle mosse. E Un altro è vabbè. fatto. Quindi, attivato l'ultimo generatore, parleremo con Vergil che ci spiegherà come questi generatori dovranno essere allineati e utilizzati. Stop, perché già praticamente siamo alla fine. E anche queste mini ondate accompagnate da questi angioletti con armi da lancio, armi da fuoco, non saranno particolarmente difficili da eliminare, anche perché qualcuno sbadatamente finirà tra le pale del generatore e verrà spappolato, come capiterà ora. Infatti un bambinello, mi sembra, eccolo lì, vedete, se ne si è spostato verso il generatore e le pale lo hanno fatto a pezzi. E niente, già praticamente siamo alla fine. La parte più diciamo difficile, in questo senso, da usare un pochettino il cervello, perché alla fine Devil May Cry non è un gioco per poter sfruttare in maniera concreta la materia grigia. Dovremmo risolvere un enigma, che è appunto l'enigma per allineare, che cosa, i vari simboli dei generatori con la simbologia che vi è a terra con i relativi interruttori. Quindi, giocando con le pressioni dei vari interruttori con l'Erix, sarà possibile appunto spostare, ruotare questi interruttori e collocarli al posto giusto e garantirci così la Tutto fatto, fine fantastico. di Ci siamo. questo indiscusso assedio. Far scoppiare Ok, questa ora qua pista un pochettino delineare i quattro Vergil ci nodi principali spiegherà come dell'esponente. dovrà essere seguito Capito? il backup, Allinearli tutti e il quattro, capito? riallineamento dei server, perché Dove hai vedete tutto è imparato a fare spento queste intorno a cose? noi. Cosa? Quindi, Questa roba è utilizzando il informatica. I vari pugno, sistemi? l'occhio di serpente, no, Solo non da si chiama occhio di bambino. serpente, insomma, Quello che mi desse un senso di il controllo. pestone, come vogliamo chiamarlo, lo chiamiamo, Controllo. insomma, Non l'attacco ne questo abbiamo qui. mai avuto, Oh, vero? grazie per Ho avermelo sempre io sentito stesso che sia una cosa anticipato. da Potremmo ruotare i vari macchinari, i vari Anch'io. ingranaggi, Come e andare verso la fine del completamento. Già qua praticamente abbiamo allineato tre di questi simboli, però praticamente dovremmo utilizzare la rondella laterale per poter spostare con un solo movimento due
due dei simboli e con un solo movimento, per l'appunto, attivarne ben due. Quindi basterà semplicemente avere un pochettino più di attenzione e il gioco sarà fatto. Possiamo procedere. Perfetto. Detto questo, io vi lascio al fine dell'episodio. Vi saluto e ci vedremo nello scontro finale con Mundus. Alla prossima, sai, ragazzi. Cosa fare? Tu lo attiri fuori. Io chiudo la porta infernale con Yamato. Poi lo uccidiamo. Idee su come attirarlo fuori? Abbiamo ucciso suo figlio. Scatena la sua rabbia. Ho capito. Ma non cercare di ucciderlo. È immortale finché non chiudo la porta infernale. Va bene. Questo è tutto, Dante. Dobbiamo affidarci l'uno all'altro completamente, senza esitare. Siamo fratelli, dopo tutto.